Secondo me la scrittura attraversa tre fondamentali momenti della vita umana: la gioia, il dolore e la fatica, il lavoro. La gioia c'è quando cominci a scrivere, specialmente quando materialmente cominci a scrivere o cominci a pensare quello che devi scrivere, c'è un'esultanza che è simile all'amore, all'innamoramento, alla tensione erotica. La parte dolorosa è che è inappagabile quello che hai fatto, non ti appaga e non ti appagherà mai. Ti sembra sempre che non hai raggiunto quello che volevi raggiungere e questo ti dà dolore. E poi c'è la fatica, perché ci sono degli aspetti che sono spontanei, per esempio il ritmo, il tono, fanno parte del talento, se uno ce l'ha, se no no. Ma poi altre cose sono cognitive, cioè tu devi avere coscienza e le devi cercare, quindi questo è il lavoro. Per esempio la ricerca linguistica, l'aderenza del linguaggio al personaggio, i dialetti, eccetera. Io faccio una grande differenza tra l'immaginazione e la fantasia. Sembra che siano la stessa cosa, ma la fantasia tende allo straordinario, al non reale. I romanzi non hanno bisogno di fantasia, la narrativa non ha bisogno di fantasia. Può esserci una narrativa fantastica, ma non è che tutta la narrativa ha bisogno della fantasia, ha bisogno invece dell'immaginazione. Immaginarsi di come un personaggio parli, di come un personaggio si muova. Ecco, è un'immaginazione, ma non è la fantasia. Io amo l'idea che la fantasia non è necessaria. Chi abusa di fantasia e crea situazioni bizzarre, cioè, può essere anche interessante, ma può anche annoiare. Tu capisci che io ho fatto tante cose sbagliate, ma comunque tante. E avendole fatte, naturalmente, in ogni cosa ci sono storie e storie. Io ho cominciato a fumare che potevo avere 8 anni. C'erano gli americani che avevano, eravamo nel dopoguerra, avevano occupato Palazzo Reale a Caserta, la Reggia Vanvitelliana. E noi scavalcando una montagnella che si chiama il Torrione, andavamo a vedere, e nella vecchia piscina cosiddetta di Palazzo Reale c'erano le miss nude o seminude. Questa cosa era bellissima, straordinaria per noi. L'impatto col sesso l'ho avuto così, con l'idea della donna. Classico. Capisci? A quell'età. E a quell'età ho cominciato anche a fumare perché era così disastrata l'Italia, pensa un po', che ho cambiato per esempio in terza elementare 8 maestri e qualcuno di questi ogni tanto ci diceva per piacere andate a cercare le sigarette. Come vedevamo un americano chiedevamo, John, please give me one cigarette. E quelli non si facevano indietro, ce ne davano. E quindi poi qualcuno restava per noi, ce la tenevamo e cominciavamo a fumare. Chiaramente per sentirci uomini, sigarette forti. Da allora non ho mai smesso. Poi stavo nel sud dove era consueto il furto agli americani. I bambini scugnizzi, si sa, si vendevano un americano intero. Lo ubriacavano e poi se lo vendevano a un altro, il quale magari gli dava le scarpe, quello che poteva recuperare. È bellissimo quel brano di Paisà di Rossellini, no? In cui il bambino gli ruba le scarpe al negro e il negro lo persegue, lo insegue finché arriva dove vive questo bambino che fugge e dove vive questo, in una specie di grotta. E lì veramente Rossellini è stato magico, perché in quello sguardo del negro ci sta tutta una storia. Mi interessano più i personaggi, ecco, che le trame. Perché il personaggio, se è ben costruito, se ha una sua forza, può condurre quello che lo scrittore vuole, insomma. La trama serve anche per impressionare, infatti è tipica dei romanzi gialli, cioè dei romanzi che sono generalmente considerati serie B, anche se questo fatto del contenitore, una necessità
diciamo, di catalogazione, ma poi tu puoi trovare il complesso di Edipo, non è un giallo, per esempio, oppure non è un giallo Delitto e Castigo. Certamente Pasolini è presente innanzitutto perché il protagonista è un ragazzo ed è un ragazzino, diciamo, non povero perché il padre gode dei privilegi di un camorrista, però povero culturalmente, indifeso, vulnerabile e quindi molto vicino al sottoproletariato pasoliniano. Questo personaggio io l'ho amato, Devo dire la verità, mi ha fatto compagnia, perché io l'ho scritto sta vita incagliata quando venne quel grande caldo che morirono molti vecchi, no? Io ero solo perché Ingrid stava con gli americani facendo uno dei suoi viaggi di lavoro e io stavo da solo con un caldo terrificante. E questo qua, questo personaggio, mi teneva veramente compagnia, l'ho amato. Vorrei dire due parole a proposito di questo blocco delle pittate. L'ipotesi è quella di trasmettere con immagini qualche minuscola idea, qualche piccolo sentimento o risentimento, qualche piccola provocazione. Insomma, con quel po' di spregiudicatezza adolescenziale che talvolta investe la mente dei vecchi. Se vi va di seguire questo blocco, ne sono felice e vi ringrazio. Andrò avanti giorno per giorno con disperata allegria. Ecco, mi servo un po' di questo strumento, svariando fra le varie possibilità espressive e cerco di raccontare la vita giorno per giorno, ogni giorno. Questo qua, vedi, è un gatto che c'ha in bocca un uccello. E questa immagine qua mi ha suggerito queste parole che vorrebbe essere una specie di flash poetico. Ci amammo quel giorno che il gatto salì sul nespolo, con l'uccello in bocca e una nuvola nera di canto portoghese tagliò la luna. Thank you.